L'Avezzano vuole la Serie D e il presidente Gianni Paris percorre le due strade possibili. Da un lato il ricorso alla giustizia amministrativa, dall'altro la domanda di ripescaggio. Abbiamo notificato e scritto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e martedì prossimo depositeremo, grazie all'aiuto di tutti, degli sponsor in particolare e dei collaboratori della società e del vicepresidente, la domanda di ripescaggio per riavere quello che ci è stato tolto ingiustamente anche attraverso il ripescaggio eventualmente che è la Serie 3. Ieri il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva della delibera con cui il Consiglio federale ha ratificato la retrocessione della società marsicana, ma la partita si giocherà con l'udienza di merito del prossimo 27 luglio. Quindi credo che non ci sia nessun 1-0 a favore della federazione, ma credo che sia appunto un confronto alla pari, perché crediamo che siano stati lesi gli interessi legittimi dell'Avezzano Calcio e come sostenevo c'è stato sia un danno economico che un danno legato a quello che è il cosiddetto danno emergente, quindi ulteriori spese che si determinano da questa situazione che poi ci crea ovviamente sconquassi con una doppia iscrizione, perché poi nella settimana che sarà successiva faremo anche l'iscrizione in eccellenza, ma speriamo di non doverci neanche pensare troppo. Il presidente Paris poi replica alle voci relative all'impossibilità di chiedere il ripescaggio a causa di un presunto illecito relativo al caso Tortora, che comportò 3 punti di penalizzazione nel campionato 2018-2019. Noi abbiamo tutti i diritti di essere ripescati, perché il caso Tortora, quei 3 punti e quindi l'accordo economico federale rispetto all'accordo economico di diritto civile non rappresenta una ipotesi di illecito sportivo in senso stretto. Tutt'al più ci sarà una decurtazione di punti rispetto al nostro punteggio federale, che potrà essere di massimo 3 punti, ma di regola sono 2, nel caso in cui ci siano stati penalizzazioni legate a mancati pagamenti.